ci siamo! Sei pronto, Ricca? Sì! Sì! Commento tecnico è di Riccardo e di Simone Iaccarino. Comunque vada, nelle ultime tre finali con la Juventus ne abbiamo già vinte due. Diciamo che non ci possiamo lamentare, anche se dovesse andare male. Siamo in pareggio. Un pronostico per quanto riguarda il match. Il mio pronostico è sempre un pareggio. Quindi siamo o un 1-1 o un 2-2, sperando di vincere ancora una volta i rigori, perché è sempre più bello. Le quote di Better danno il Napoli a 2,70 più o meno, la Juventus a 2,65 e il pareggio a 3,60. È una partita molto equilibrata. Speriamo bene. Speriamo. Io prevedo bene un'espulsione. Espulsione sì. Basta, cioffi. Qui abbiamo un po' chittato, quindi proveremo a fare questa reaction con questo che è il microfono che sto provando ultimamente. Abbiamo messo due cerpetelle qua. A Rick io ho dato la maglietta del Napoli. Questo è tipo 2011, non mi ricordo. Pure più vecchia. La designazione arbitrale che è un po' discutibile. Forse ai giocatori del Napoli in generale è contro la società Napoli. Però no alibi, no alibi. Cerchiamo di essere sportivi sempre. No, il pantaloncino non lo aspettavo bianco, invece siamo completamente azzurri. Il Ciuchi, Ciuchi, regalaci un sogno. Questa sera di nuovo marcatore, dai Ciuchi. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Dai! Cerchiamo di portarla a casa. Una cosa. La coppa, la coppetta. Come deve fare un cavolo a Cadinda? Aspetta, posso fare subito questo? No, Simone, siamo in diretta, Simone. I fuochi, come a Milano. Hanno portato male alla Juve però, eh. Che hanno perso. Iniziata, iniziata. Se la Rai dovesse fare una telecronaca faziosa. Stacchiamo. Altre punte. È Capodanno, siamo vicini. Piotr, secondo Tony, dovrebbe essere il giocatore determinante del Napoli. Vedremo un po'. Con questo completino tutto azzurro non mi piace. Inizia a partizione della croce, te lo dico. Mami, ecco tu dico qua. Allora, l'importante è che l'arbitro abbia un una buona gestione della partita. Equo. Puntalo, 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 puntalo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Scelta giusta. Cosa fa? Sulle palle da ferma, là, però non ha mai fatto nulla di che. L'unico gol abbiamo fatto contro l'Udinese, sulla da ferma. Sì. Io sto pregando soprattutto di non prendere la ripartenza dopo. Oh, ma quanto tempo? Nel cuore dell'area di rigore il colpo. Uscialala. A me l'abbiamo presa, dai. Oh! 20 metri, pensa alla conclusione. Bravo, bravo, bravo. 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 In favore della Juventus. Ma che ha toccato? Live non vedevo, vediamo. Ma dove la deviate? Cioè? Aspetta. Non ce la fanno vedere. Ecco qua. Cominciamo. Grazie regia, grazie. Esci, pressalo. Ma baga, proprio fiaschette vine e secco pulite. No! Oh! Vabbè, dai, dai, Arturo non sa tirare. È buono solo per fare passaggini a un metro. Comunque non stiamo andando molto bene. Certo, non stiamo soffrendo. Primi 10 minuti di partita, ancora c'è lo studio. Fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco. Mamma mia, bella, va giù! Era di un metro il fuori gioco. Non mi sembrava così netto. Infatti non era così netto. Sì, però non mi piace come stanno impostando la partita. Ma così l'hanno impostata. Non sanno come uscire. Bravo! Bello su Mondolo Lorenzino! Oh! Oh! Ammonizione, caro! Mo darà ammonizione, guarda! 18° minuto! Signore! Signore, questo è giallo! No, oh, questo è giallo! Questo è giallo! Vabbè, cominciamo, io cominciamo! Che ne gara era di poco, ce l'ha proprio chiamata una comitata l'indarecchia. Poi con il freddo la senti ancora di più. Kulusevski al 19° doveva essere ammonito. Ah, ma qua tira il signorino! Lore fa su pizza, Lore! Insigne centrale. Un bocco portiere. Ma no, Bakayoko. Pensava. Ma lo ammonisce. Madonna, perché Bakayoko è così lento a pensare a fare le cose? Ci stiamo riprendendo, ci stiamo riprendendo. Vai, vattene, vattene. Entra, entra, entra. Ora! Ma parato! Ma parato! Mamma mia, scesi da parato. Mamma mia, prima azione l'abbiamo fatta. Dai, dai, bene. Dai. Mamma mia, aveva parato. Oh, oh! Era un po' centralina, però comunque era vicinissima. Doveva andare dall'altra parte e prendere il contratempo di Cesne, capito? Marioli, metti un bello grosso, fa piacere. Fallo per Simoncino. Ta preva. Mamma mia, Ciucchi che recupera su Ronny. Ti aspetta. Oh, però ti rischia. C'era una cortesia. Giocando. E basta cortesia, non ci sbagliassi appoggi. Tu lo puoi fare l'occhio chiuso, una cosa del genere. Sta sufficienza non mi piace. Pura nostra, Cucciolo. Bravi, bravi. Vedi che l'hai toccata prima che uscisse, al male. Ma chiedo secondo me poteva. Non lo so. Questa è una grande finta di Mario lui, eh. Vabbè, lo conosce Fabio. Ripartire l'azione del Napoli con Bakayoko. Riparte con Bakayoko, quindi ripartiamo il secondo tempo. Oh! No, fra, questo è un pazzo. Raga, meno male che Ciuchi c'è! Meno male che Ciuchi c'è! Ho paura. No,
Quadrato si deve stare a caso Covid, però Quadrato lo sa che non si possono mettere le mani davanti alla corsa di un altro avversario. No. Vabbè, diciamo che Mario Rui, che si è buttato, però il fallo c'è. Controllo con Bakayoko. Ah, hai una tua calcia d'angolo. Cioè, tra Bakayoko e Manolas penso che siano i migliori falegnami di Napoli. Ma me l'abbiamo Shamseo. Oh, torna dall'ora. Vai, fuori. Fuori. Ottimo, ma non c'ho più il gancetto sulla mascherina. Questo è un segno. Cioè, al contrario, fra. Scusate, pubblico. Ma no, Bakayoko! Non capisco perché è così lento. Manco recupero. Primo tempo combattuto. Una partita molto equilibrata. Una finale italiana come al solito. Sicuramente l'occasione più importante l'abbiamo avuta noi. E infatti migliore in campo Lozano per Napoli. Kulusevski dall'altra parte. Avete abbastanza sotto ritmo le due squadre. Sì. Questa sciarpa l'ho presa ieri. Ho trovato l'annuncio su subito ieri di questa sciarpa, 3 euro. Molto molto bella. Ok, è ricominciato. Dai. È riniziata. L'ha tata. Ma io ne vedo pochissimi avanti. Siamo tutti a centrocampo. Come primo tempo stiamo lasciando il pallone in mano a loro, eh. No! Mamma mia. Ma tascia da. Troppo passivi proprio, eh. Mamma mia, questo. Non so chi sia peggio tra Bakayoko, ma non lascia impostare. Mamma mia. Vedi che sono dei pezzi di legno. Ma tu sei venuto una camminista? No. Ma non l'assi sicuramente. No, è peggiore. Però Bakayoko è molto lento. Ma no, eccolo! Bravo, male che ci sta Dem. Eppure io c'ho un sacco di amici che sono milanisti, no? Ma tu dici a Bakayoko, lo rivorrei. Ma mi cade il! Da fuori. Tangenziale. Aiuto, vado a shoot-up, perché ci stiamo cuccando pure noi. Ci dobbiamo svegliare anche noi. Il primo tempo è stato veramente una cosa inguardabile. Ci sta Di Lorenzo, solo lui. Solo. Però vedi, non sanno che. Dagliela! Sanno che hanno fatto. E tiri gelu! Non mi piace. Faccio i tesauri e per cortesia. Ecco qua. Oh, mi si coscitella di Lorenzo. No, raga, non va bene, raga, non va bene. No, stiamo correndo a vuoto. Cerchiamo di creare qualcosina in più, dai. Facciamo un po' di possesso palla. Iniziamo a crederci un po' con questo secondo tempo. Lo vedo troppo passivi. E fallo! No, aiuto, ma cos'è questione di tempo? Cioè, non può. Comunque è fallo su Marui, eh. Comunque ripeto, se giochiamo così è solo questione di tempo. Si devono svegliare. Corner, parte Bernardeschi sul primo palo. Che schifo, perché è un po' così. Guarda, vedere chi l'ha messa. Chi l'ha deviata. Chi ha deviato. Guarda chi si è girato e chi l'ha deviato. Guarda chi è. No, Bakayoko, che fai? Ma si è girato di spalle, che fa? Guarda! Ma brutto tipo. 5 minuti di tempo per riprendere questa partita. Purtroppo era nell'aria il gol. Ma a Bakayoko sta giocando male. Che c'è? Mamma mia, io. E mo' come la recuperiamo? Come la recuperiamo? Ma che sta facendo quello? Scemo, Maron. Oh! Di palla! Che mazzo, ripetendolo. L'ha presa con la spalla. Resistete, raga. Un altro calcio d'angolo. Resistete, vi prego. Ha allargato le braccia e si è messo a ridere il portoghese. A noi, onestamente, ce ne fotto proprio. Qua c'è sta cosa. Oh! Questo è il rigore, oh. Io non l'ho visto. Questo è il rigore, amici. Oh! Netto. Rigore netto. No, rigore netto. Oh! Rigore netto. Ma come si fa a non vedere un rigore netto? No, fra, vogliamo il forza. Lascia dubbi. No, ragazzi. Questo è rigore, oh, aiuto. No, ragazzi. Ah! Per favore. Questo è rigore, arbitro!
Lorenzo. Lorenzo. Sul dischetto Insigne contro Szczęsny, ha già il pallone il capitano del Napoli, sarà lui che sfiderà Szczęsny sul dischetto. Insigne tira fuori e manca l'opportunità dell'1-1. Errore di Lorenzo Insigne che scuote la testa. Il capitano si scusa con Rino Gattuso, ricomincia da Chiellini che palla a terra, mini spot. Agitazione, cattivo umore, stress. Ritrova la... Già sei riuscito a fare una brutta partita. Riesci ad avere un rigore. Non ce la posso fare. Ma non può fare il capitano, quello è il problema. Cioè, ha troppe pressioni, capito, fratello? Non può fare il capitano. Non mi dispiace, però. Prega, mettiamoci mo' l'anima in questi 8 minuti. Mamma mia, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci voglio credere, non ci posso più. Non ce la posso fare. No, però, ma era così bella, è una possibilità di giocarcela con i supplementari. Ragazzi, dai. Tutto, dai, ragazzi, dai. Ci sconfortiamo alla fine, non ora! L'aveva smarcato. Che brutta serata. Gli hanno fatto tre in porta. Uno! Non c'è, Napoli non ha fatto una bella partita. No, ha avuto l'occasione. Ma partite blocco, oggi, ma questi si decidono sugli episodi, queste partite. Ma credo che tipo fa 10 azioni da gol. Così è perso precisamente 2 minuti e 40. Cioè, le partite così si decidono sugli episodi. Pensiamo andando una palla buona la buttata dentro. Insigne un po' di rigore no. Madonna, non ci posso pensare, fra, non ci posso pensare. Coppa a casa. Da quell'altro, da quell'altro. Madonna, Zeni, ma che stai combinando? 88esimo. Dai, raga, dai. No! Oh, aggiù! Sì! No comment. No, aio. No way. Mi prego, aggiù. Ma no! Mamma mia, ma che culo rutto. Culo! Premiato come il miglior giocatore di questa Supercoppa. 49 minuti, 5 sfide. No, è finito. Che serve Quadrado, che può volare verso la porta di Ospina, inseguito da Insigne. Quadrado a tutto e tu con Ospina dalla parte opposta. Morata chiude la questione, segna il 2-0, raddoppia la Juventus, vince la Supercoppa italiana, finisce qui, è la vincita della Juventus. Questa è Condusso, che intossicata. Il secondo tempo noi non siamo entrati in campo, però abbiamo avuto due occasioni. Il rigore sbagliato e quella di un culo rotto. Cioè, una volta che Napoli riesce ad avere una deviazione diretta in porta, quella la prende con il piede, vai. Sono occasioni, sono episodi, e gli episodi non sono andati bene. Questa partita tranquillamente poteva finire con un 1-1 easy proprio. Insigne piange, ma la colpa è sua. No, non ce la faccio a sentire trionfo Juventus. Mutiamo. Che è quel pallone? Miglior giocatore Ronaldo, miglior giocatore della partita. Forse miglior lamentela. Migliore statuina. Migliore forse è stato Quadrado, probabilmente. Szczęsny. Sì, solo perché te ne ha 280 milioni di follower in coppa Instagram, perché ha vinto i palloni d'oro e perché dovete fare views, dovete dare visibilità al calcio mondiale. Sicuramente la partita non l'abbiamo giocata benissimo. Ronaldo un pallone ha avuto e ha segnato. La Juventus ha giocato sicuramente meglio, ma se andiamo a considerare le azioni gol, il Napoli è stato anche molto più pericoloso. Nulla, è andata così, questo è il calcio, ci sta. La delusione c'è.
dell'importante è saper perdere. Speriamo che non vincano almeno in campionato. E abbiamo lasciato questo come contentino. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, che vi facciate due risate sulle nostre intossicate. E al prossimo video.